Amici di Gol del Napoli, ben trovati al secondo appuntamento qui a Di Maro Folgarida dei Campioni d'Italia. Il Napoli affronta la SPAL sotto gli occhi del presidente De Laurentiis. Pallone in verticale, bella questa combinazione e poi l'uscita del portiere. Pallone dentro, attenzione a Mario Rui che prende la mira, il cross per il sinistro di Politano. Conclusione di Foro Lucio sul fondo. Occhio qui perché Simeone ha spazio per prendere la mira e calciare, ma si fa ipnotizzare da Alfonso. Costretto al cambio Mario Rui, al suo posto Olivera. Elmas scucchiaia all'interno dell'area di rigore per Politano che sfiora un gol pazzesco. C'è il fallo, il fischio dell'arbitro che poi manda le squadre all'intervallo. Lo scambio all'interno dell'area di rigore, gran controllo di Kvaratskhelia col pallone che poi viene allontanato e raccolto da Lobotka, lo cede all'indietro, gioca bene il Napoli al limite dell'area con Raspadori che però calcia alto. Di Lorenzo per Osimhen, prova a fare tutto da solo, sfida tutta la difesa, riconquista il pallone Osimhen tutto solo, Osimhen all'indietro per Kvaratskhelia che colpisce clamorosamente la traversa. Kvaratskhelia velocissimo, c'è Osimhen sul filo del fuorigioco, c'è invece Raspadori che non trova la porta. Rachmani, Raspadori per Osimhen che calcia la deviazione, il pallone in angolo. Attenzione qui alla conclusione che sorprende Meret, la SPAL trova clamorosamente il vantaggio, il gol del vantaggio della SPAL con Puletto, classe 2004, che ha sorpreso così Meret. Raspadori, il controllo, sfida la difesa, il cross per Osimhen che si avvita ma non trova la porta. Il replay qui, l'acrobazia di Osimhen che poi viene toccato duro. Filtrante per Zielinski che si è mosso bene, il velo di Osimhen per Anghissà che trova la rete dell'1-1 a coronamento di una bella azione corale. Zielinski con la solita qualità, l'intuito di Osimhen, Anghissà che non sbaglia. Si sovrappone Raspadori, Kvaratskhelia calcia, pallone al lato, Lobotka. Raspadori cerca lo spazio per calciare, la respinta del portiere, poi non ci arriva Osimhen. Osimhen è scattato sul filo del fuorigioco, prova a saltare il portiere che però gli tiene lì il pallone, ancora Osimhen che scivola, alla fine il pallone finisce in calcio d'angolo. La conclusione, Meret si tuffa alla sua destra. Raspadori, non ci arriva, pallone troppo lungo per lui. Ma finisce qui 1-1 tra Napoli e SPAL a Di Maro Folgarida.